Benedetto Bonfatti per Sprint Sport, siamo al Citturin dopo l'amichevole rappresentativa Piemonte Val d'Aosta Under 15 contro il Torino. Diego Salvamano, Samuele Calamita, cominciamo da te Samu. Dopo l'amichevole settimana scorsa a Novara, oggi abbiamo visto una squadra comunque che si muove bene, crea tanto, oggi ha fatto un po' più difficoltà a far gol. Abbiamo sbagliato qualcosina lì davanti, abbiamo creato abbastanza, dietro abbiamo subito anche abbastanza poco, tranne i primi 10 minuti, però sono abbastanza contento, dai. Cosa vuol dire per te indossare la fascia da capitano? Oggi è girata, ho visto che te l'ha messa anche a Gero, che era capitano a Novara, sì, quindi un po' simbolica. Per me è stata una partita molto importante perché la mia ex squadra, esatto. Partire titolare da capitano è un grande orgoglio. Ecco. Oggi si è riproposta comunque la coppia con Giambertone, vi trovate bene, anche con gli altri, sta crescendo, diciamo, l'intesa? Sì, stiamo anche in panchina, in spogliatoio, stiamo facendo tanta amicizia insieme agli altri. Molti anche li conoscevo abbastanza perché fanno parte anche del nostro girone del campionato, quindi sapevo già chi fossero. E sì, sta crescendo anche un po' l'intesa in campo, ecco. Va bene, grazie mille Samu. Grazie a te. Mister, ciao. Ti chiedo domanda aperta, come sensazioni dopo oggi? Sensazioni positive sicuramente. Qualche cosa in più dal punto di vista del collettivo si è visto ed era, diciamo, la cosa più importante. Come ho detto l'altra volta, non dobbiamo fare grandi proclami quando si vince, non dobbiamo avere grandi problemi quando si perde. Oggi comunque abbiamo giocato contro una squadra di tutto rispetto che ci ha messo in difficoltà, ma come diceva Samuele, forse siamo stati più noi a sprecare, e se avessimo fatto un paio di gol in più credo che non avremmo rubato niente. Comunque un ottimo test, mi ha dato anche delle indicazioni su chi può fare meglio in determinati ruoli, in determinati momenti, quindi siamo contenti. Contro una squadra che vi costringe un po' a soffrire, perché il Torino comunque ha qualità, vi ha messo lì, si è vista una squadra che nel bilancio totale sa abbastanza difendere bene da collettivo, sa rubare palle anche ripartire, cioè questa è una dinamica, sì, nuova anche, rispetto anche a martedì. Anche se dobbiamo migliorarlo, è una delle cose che io ho detto prima della partita, perché non avendo la possibilità di allenarci dobbiamo dargli qualche indicazione a pillole, questa è stata una di quelle, quindi cercare di capire la situazione ed essere bravi a sfruttarla, ovviamente anche a costo di lanciare una palla veloce rispetto a una giocata vicina. Se non sbaglio, appunto, sono 4 le grandi occasioni. All'intervallo hai chiesto a Reci di offrirti l'aperitivo, sì, mi sa che adesso lo offrono a tutto lo staff. Mi sa che vado a mangiare anche staff la cena questa sera. Sì, sono almeno 4-5 palle abbastanza chiare, quindi per abbastanza chiare intendo davanti al portiere, che non abbiamo sfruttato. Sono sicuro che sarà anche motivo per i ragazzi di ricordarsi poi le prossime volte, che sono momenti che vanno assolutamente sfruttati, perché poi il risultato, anche se io non ho interesse in questo momento nel risultato, proprio il risultato ti parla contro quando magari la partita è stata un'altra partita. Vabbè, grazie mille, grazie. Ci vediamo martedì prossimo. A voi, buona serata.